They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market. And we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew. That we are the masters of risk. The essence of entrepreneurial spirit. The liquidity of the economy. We live by our wits. Eating what we hunt adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses. To rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. Popolo del Trading, buongiorno! <laughs> Care amiche e cari amici, ciao a tutti e eh, buongiorno. nuovamente e buon fine settimana eh, da parte mia in questo video <ride> ci risentiremo poi eh, da lunedì in avanti allora in questo video voglio per quanto riguarda l'aspetto eh, tecnico puntualizzare alcune cose eh, e quindi tra queste cose sicuramente un po' di operatività e un po' di analisi dal punto di vista della psicologia e dell'atteggiamento nei confronti del trading sicuramente spenderemo due parole e nell'ultima parte di questo video eh, voglio, perché mi fa piacere, leggere alcune vostre mail e anche lì fare alcune parole con voi. Quindi direi che eh, possiamo partire in questa nuova puntata <ride> di Fabri TV, eh, parlando prima degli aspetti tecnici, così poi chi eh, come dire, vuol fruire solo di questo, potrà farlo velocemente e non dovrà eh, soffrire in un video che magari sarà molto lungo. Mentre chi avrà piacere di rimanere con me per altri minuti dove non si parlerà necessariamente solo di mercato, anche se questo è un errore perché che cos'è il mercato, che cos'è la vita, mm. io dico sempre che sono il tutto nel tutto, per cui parlare di vita spesse volte aiuta a migliorare il nostro trading, almeno per me. È stato così, è comunque noto che l'aspetto atteggiamento nei confronti della vita può realmente fare la differenza anche sui mercati. Quindi chi vorrà rimanere ecco, lo potrà fare ovviamente e potrà godere di eh, riflessioni che faremo insieme anche grazie alle vostre email nella seconda parte del video. Prima di iniziare però voglio assolutamente, eh, dovete concedermelo, eh, creo un bel legame con tantissime persone, proprio eh, il mio modo di vedere la vita mi porta a far questo, eh, è molto bello creare dei legami con tutti voi, eh, ogni tanto però come dire con qualcuno leggo ancora di più perché eh, insomma questo deriva dal fatto che evidentemente... Eh, già in vite precedenti avessimo instaurato dei fortissimi legami quindi eh, ringrazio nuovamente tommy che è il ragazzo che per chi lo ha visto nel video o nei video precedenti ha chattato con me eh, cos'era giovedì sera forse mentre andava in onda eh, la, la parte del, delle sigle dei cartoni animati eh, a Tommy mi piace il mio saluto, quello Popolo del Trading, e quindi si è registrato e me l'ha mandato e ovviamente ve lo, ve lo farò ascoltare. Eccolo qui, <ride> grande Tommy, un abbraccione, a presto. Popolo del Trading, buongiorno! <ride> Grazie, okay, ancora una volta, dai, mi piace. Popolo del Trading, buongiorno! Buongiorno, eccoci qua. Allora, detto questo, partiamo. Allora, strada facendo ehm, ho cambiato l'analisi, allo stato attuale ritengo di aver fatto bene eh, e vi dico che a mio avviso... Eh, ci sarà ancora da aspettare un attimino eh, qualche ora per vedere la conclusione di questo ciclo numero 2 quindi gli lascio i tre puntini come per dire che è ancora in corso ok non ho ancora avuto dei segnali di, di chiusura di questo secondo ciclo giornaliero detto questo eh, per quanto riguarda l'operatività eh, in generale vorrei puntualizzare una cosa allora quando io Parlo alle persone che seguo, faccio ormai eh, sempre il solito esempio, quello del, del prendere la patente e, e quindi di mettersi alla guida. <ride> allora, ehm, mentre impariamo un nuovo metodo, che ripeto può essere il mio o uno che vi sta eh, frullando per la testa e provate a concretizzarlo, comunque, mentre impariamo, se fosse un aspetto fisico, diciamo nuovi schemi motori, ecco che io consiglio come esattamente eh, avviene quando stiamo prendendo la patente, di guidare per un bel po' di tempo con due mani sul volante, prestando la massima attenzione eh, ad ogni situazione che si presenti. Mentre poi, in maniera naturale, dopo anni che guidiamo, è normale iniziare a non necessariamente guidare con le braccia messe in posizione perfetta, non guidiamo neanche sempre con due mani, eccetera eccetera, non andiamo oltre, ok? <ride> Facciamo sempre attenzione, a parte i scherzi, però dopo anni con l'esperienza che abbiamo acquisito alla guida Ecco che eh, non aumentiamo come dire, la probabilità di eh, avere degli incidenti piuttosto che di guidare male se guidiamo solo con una mano sul volante. Per esempio, no? a differenza dell'inizio... Di, eh, di quando abbiamo preso la patente che magari era meglio effettivamente avere sempre due mani sul volante tanto per dirne una ok mi ricordo la scena dove eh, l'istruttrice di scuola guida mi eh, faceva sempre il mazzo perché mi dimenticavo sempre la mano sul cambio proprio un'abitudine che ho ancora adesso no? quindi guidavo se, da subito con una mano e l'altra me la dimenticavo lì sul cambio e lei me la prendeva sempre me la rimetteva sul volante eccetera eccetera no però a parte questo, che mi fa anche appunto ricordare bei tempi, perché avevamo tutti, no? In quel momento lì o praticamente tutti, 17 anni, 18, e quindi erano dei momenti belli perché avevamo meno responsabilità, quella scena lì me la ricorderò sempre. Detto questo, ora possiamo divertirci a guidare sui, sui mercati finanziari con una o due mani. Però all'inizio, secondo me, essere moderati, ponderare bene le nostre decisioni cercare di rimanere sempre sempre disciplinati e uguale, paragonabile alla guida con due mani di quando avevamo 18, 19, 20 anni e assolutamente una cosa corretta da, eh, come approccio ai mercati per iniziare a creare una solida base eh, che ci permetterà poi di guadagnare costantemente. Voglio dire Difficile iniziare subito a correre, no? Meglio iniziare a camminare, diciamola anche così. E dovremmo esserci capiti. Quindi, tanto per dirne una, nel momento in cui io eh, vado a fare trading il giorno 14 ottobre, quindi mh, ieri, venerdì, ok? Se vado, e eh, ovviamente questo è un messaggio diretto ai miei cari testoni, no? Se vado ad analizzare, ad applicare le conoscenze che voi avete, eh, grazie al mio metodo, ok? Non abbiamo dei palesi segnali per andare né long né short. Ora uno dice ma come Fabri, magari uno che non mi conosce non conosce il mio metodo, ma come Fabri? Cioè è, è impossibile non avere qui dei palesi segnali o long o short. E io rispondo nella seguente maniera, non ho palesi segnali dove, come dire, possa io entrare eh, con la massima leva e sul lungo periodo aspettarmi di guadagnare non so se mi sono chiarito o se mi sono spiegato, nel senso che necessariamente non devo o non dovevo questo 14 ottobre fare necessariamente trading, se intendo il trading come eh, una situazione sicura dove guadagnare in maniera sicura. Quindi non avevamo eh, segnali proprio precisi e puliti da metodo, come invece ad esempio uno short palese palese ieri, quindi il giorno 13. Quindi, per continuare a cercare di spiegarmi un po' per tutti, eh, ecco che il giorno 13 io avevo un palese segnale short e se eh, avessi, eh, ripeto, concretizzato le mie idee in short, idee che potevo ricavare da tutto il metodo, ok, o da gran parte delle indicazioni che il metodo mi offre, allora io avrei palesemente guadagnato con lo short e andava bene così. Facevo anche parecchi pips. Mentre ieri, 14 ottobre, eh, nel momento in cui identifico eh, da qua la ripartenza del secondo giorno, questa è la prima parte del secondo giorno e da qua stiamo avendo la seconda, capite bene che andare long nella seconda parte di un ciclo a mio avviso è sbagliato, eh, andare short era altrettanto sbagliato per altri motivi, va bene, si vede ad occhio che saliva forte, quindi quello potrebbe essere anche semplice, ma comunque un motivo... Eh, efficace per farmi fermare, in realtà ve ne erano anche altri di segnali. Quindi se ieri eh, decidevo di guidare con due mani, benissimo, non facevo trading, però vi garantisco, ma ripeto, eh, provate a fare dei test eh, a livello mensile, diciamo così, cioè prendete un mese e se in quel mese aspettate i segnali palesi e tangibili da metodo, voi 300 pips ve li fate costanti ogni mese. Io ragazzi direi che questo è quello che ci serve, basta, cioè eh, se noi eh, ci approcciamo al trading con l'idea di eh, diventare subito, immediatamente milionari, beh secondo me partiamo col piede sbagliato, okay? se noi ci approcciamo al trading pensando che poche persone vi riescano e quindi ci facciamo intimorire, ripartiamo con l'altro piede ma sempre con un piede sbagliato, okay? noi dobbiamo approcciarci al mercato, eh, per quello che realmente vogliamo estrarre dal mercato, ed è innanzitutto che cosa? La felicità nel fare trading, perché io penso che sicuramente alla fine della fiera poi ci concentriamo tutti un attimino sui soldi, beh, del resto è un lavoro, quindi il tempo che gli dedico deve essere retribuito e eh, sicuramente so che grazie al trading posso fare un bel po' di soldi, però l'approccio secondo me corretto è quello di immaginarsi di aprire una nuova attività, una nuova azienda che ha eh, però dei benefici, cioè, Pazzeschi perché ripeto, non, non è possibile, non è pensabile aprire un'azienda in così poco tempo, investire relativamente capitali bassi e iniziare a guadagnare da subito se si è bravi. E per essere bravi ragazzi ci vuole disciplina, bisogna saper aspettare il momento giusto. Ripeto che e scusate se mi, come dire, mi, mi faccio coinvolgere ma perché ci tengo altrimenti eh, non sarei qui e spero tramite i miei video anche sul blog di trasmettervi il mio impegno ok a cercare di trasmettervi il mio metodo poi è chiaro che se uno deciderà di eh, conoscere il mio metodo eh, è palese mi contatta e, e si come dire e si discute su come procedere per quanto riguarda l'insegnamento si possono prendere più strade no eh, ed è chiaro che mi faccio retribuire ma è altrettanto chiaro che nel momento in cui ti insegno per una lezione di due ore in quel momento non sto facendo trading e quindi non sto portando a casa dei soldi e quindi mi fa piacere che insomma eh, questo mi venga riconosciuto oltretutto vi vado a insegnare delle cose che credetemi e nuovamente io chiedo sempre conferma da parte di chi sta già facendo il corso insegno delle cose che non trovate forse da nessun'altra parte e almeno ancora per un po' di tempo poi poco per volta magari la voce si spalgerà ed è normale che questo avvenga vabbè pazienza probabilmente poi mi ritirerò io dall'insegnamento quando arriveremo a quei livelli però fin tanto che questa cosa non sta ancora avvenendo così in maniera palese anche se puntini puntini lo dicevo già una, in un altro video Ecco che mi va di continuare, eh, però indipendentemente dall'attribuzione che eh, percepisco grazie all'insegnamento, mi va comunque di farlo in maniera sempre professionale e anche da amico, quindi io mi faccio coinvolgere perché ragazzi mi piace insegnare, ci tengo e è bello insegnare, mi, mi dà soddisfazione e fin tanto che me ne darà continuerò eh, e... Vedete dal blog che, eh, come in questo video, sto parlando a tutti in maniera spero calorosa, grintosa dal punto di vista che voglio trasmettervi veramente un qualcosa che vi possa cambiare anche la vita, perché il trading, eh, ripeto, non deve partire con l'atteggiamento di necessariamente dovermi cambiare la vita, ma me la può cambiare. Mm? Ok, quindi eh, ripartite da lunedì con. Eh, il piede giusto, quindi voglio far trading perché innanzitutto far trading eh, mi fa realizzare quello che sento nel mio cuore, mi fa essere più felice, ok? Allora, eh, se voglio eh, come dire approcciarmi al trading, lo faccio con questo intento, secondo me ho, ho molte probabilità in più di riuscirvi. Però per riuscire nel trading ci vuole disciplina. Io vedo un po' in generale dappertutto che la disciplina è l'aspetto meno presente nei trader, c'è troppo coinvolgimento, c'è troppo desiderio del gioco, eh, dell'azzardo, del rischio, dell'adrenalina, no, no, no ragazzi non è così, io ripeto per nella mia vita poter continuare a vivere di trading ho eh, proprio scritto, eh, memorizzato delle regole ben precise che sono quelle che insegno no? per l'appunto e Fin tanto che rispettiamo quelle regole, ragazzi, noi 300 pips al mese tradando solo l'euro-dollaro li facciamo. Non è necessario, e poi non lo dirò più, almeno in questo video, tradare tutti i giorni, o tutti i minuti, o tutti i momenti, ditela come volete. Non è necessario, ok? Benché uno decida di fare l'intraday, tutti i giorni si può mettere davanti al monitor, può analizzare, ma deve imparare ad aspettare il momento tangibile. Quindi... Vi, faccio, eh, vi porto nuovamente ad esempio questi ultimi due giorni perché eh, come dire, eh, eh, sono significativi perché per chi non conosce il metodo sentire dire che nella giornata di venerdì non ci siano stati palesi segnali potrebbe anche far sorridere o dire ma che metodo del, del manga insegni dove il, il 14 ottobre non riesce ad entrare neanche long o, o, o a provare degli short, com'è possibile? Beh io vi dico che il 14 ottobre non c'è stato un palese segnale solo long o solo short, ma vi erano dei contrasti. Mentre in questa giornata vi è stato un palese segnale short che dovevamo prendere tutti, ok? In un punto specifico o in altri punti, però per tutti era uno short. E ragazzi, credetemi che quando tutto o la maggior parte del metodo ti dice short, tu lo short lo fai e tu i soldi li guadagni. Okay? e quindi cominci a toccare con mano che effettivamente ragazzi forse Fabri ha ragione se sono disciplinato e aspetto il momento giusto io 300 pips al mese me li faccio senza inventarmi nulla senza inventarmi nulla oltre al metodo che vi sto insegnando punto ok e 300 pips visto che possono voler dire tanto o poco secondo me in realtà possono dire tanto, facciamo un esempio, senza voler giudicare nessuno, però 300 pips nel momento in cui comincio a consolidarli tutti i mesi, almeno per un anno, innanzitutto sto mettendo dei soldi da parte e anche se sono partito con piccoli capitali, questi sono cresciuti. Poi sta crescendo tantissimo il mio capitale psicologico, per cui forse capirò ancora meglio che questa è una vera e propria attività e visto che voglio iniziare questa nuova attività, probabilmente capirò che posso mettere dei capitali eh, più simili a quelli eh, che dedicheresti a pressi realmente un'attività come un negozio tanto per dirne una ok quindi nel momento in cui inizio a capire che sono bravo il mio capitale psicologico è molto alto quindi sono sereno so essere paziente so essere aggressivo so essere perché in certi momenti bisogna aspettare magari 10 ore prima di aprire un trade e in altri bisogna essere aggressivi entrare stopparsi magari vicini ed essere pronti a rientrare ok questo è il trading però se voi ascoltate queste parole e provate a concretizzarle nella vostra vita, io vi garantisco che riuscirete a consolidare 300 pips al mese, che non saranno eh, poca roba e soprattutto saranno fatti con gioia e con tranquillità. E 300 pips per arrivare al dunque, nel momento in cui inizierò a tradarli con un lotto, okay, cominciano a diventare 3000 dollari al mese. Ok? È vero che mi devo mettere dei soldi da parte perché devo crearmi eh, una sicurezza per quando eh, sarò più grande d'età, quindi una piccola pensione in qualche maniera me la devo creare. Però togliendo tutto da questi 3.000 dollari, okay, tradati con un lotto, io penso che effettivamente stiamo già raggiungendo uno stipendio eh, medio delle persone che ad esempio frequentano il blog ripeto senza eh, come dire nessun giudizio anzi se volessimo dare un giudizio dovremmo dire che effettivamente gli stipendi in Italia dovrebbero essere molto più alti però va bene questo lo sappiamo tutti lasciamo stare nuovamente mi viene in mente il video che ho girato con e per Francisco eh, dicendo che effettivamente per dire carabinieri e poliziotti dovrebbero a mio avviso percepire uno stipendio molto 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 più alto cosa che purtroppo non avviene oltretutto hanno anche altri svantaggi e quindi sono messi in una condizione che estrema e questo per dire che la, le situazioni ragazzi io come dire le capisco come le capiamo tutti ok detto questo 300 pips ragazzi e ragazze è il target che io mi do come stipendio poi nessuno mi leva al fatto che potrei anche farne 400 500 vi dico con onestà che alcuni mesi ho superato tranquillamente i 1000 pips tranquillamente, che cosa significa? Che probabilmente ha disegnato dei cicli a 4 giorni proprio palesi, limpidi, limpidi, dove gli ingressi parlavano da soli e 1000 pips si facevano. Ok? Però non mi illudo di dovermi eh, guadagnare 1000 pips al mese. Mi bastano 300, mi danno la tranquillità. Benché poi se ne possono fare di più. Ieri ho mostrato ad alcuni di voi, diciamola così, le operazioni che ho fatto tendenzialmente quanto guadagnato e vi dico mh, tranquillamente che benché ieri non vi fossero segnali al 100% da metodo okay, dove al 100% dovete avere in mente di compilare una sorta di checklist quindi, che ne so, una checklist che possa avere 5 punti, 6 punti okay? se 6 punti su 6 mi dicono long ragazzi io vado long proprio pesantemente a occhi chiusi se 6 su 6 mi dicono short, idem okay? mentre ieri, come ad esempio anzi, l'altro ieri questo short era uno short da parecchi eh, punti in short di quella famosa lista che abbiamo detto adesso no mentre ieri forse non era così ma malgrado quello dopo anni possiamo guidare anche solo più con una mano uguale ieri ho fatto circa 80 pips con un po' di operazioni quindi capite bene che se in un giorno ne ho fatti 80 probabilmente 300 al mese hm, li supero no Okay. Il giorno prima, onestamente, benché eh, ci siano stati dei palesi segnali short, sulla fine poi lo short non l'ho preso tutto, ne ho preso solo un piccolo pezzo. Vabbè, pazienza, in due giorni superi 100 pips? Va bene, uguale, insomma, nel, nella, nella prospettiva e nell'ottica di fare 300 al mese, se ne ho fatti 100 in due giorni, puntini puntini. Okay? Quindi, eh, ieri chi ha fatto trading va bene che lo abbia fatto sto parlando dei miei allievi però attenzione ragazzi perché ieri non avevamo in certi momenti eh, tutti i segnali né per andare short né anche per andare long ok? poi con il fatto che noi sappiamo che se il ciclo non sta facendo quello che dovrebbe fare ci viene l'idea di fare il contrario ci sta in altri punti benché vi fosse eh, presente molta forza sul mercato era corretto andare short e io ho shortato in quei punti ad esempio ci si può tra virgolette arrangiare anzi il trader è proprio la persona che è in grado di arrangiarsi ragazzi io vedo troppa lamentela troppe lagne diciamola come sta la situazione eh, qua tutti partiamo con eh, con l'idea di essere forti eh, vitali eccetera eccetera poi di fronte alla prima difficoltà ci mettiamo a piangere ma ragazzi se è così allora ringraziate il trading perché vi fa vedere che davanti a voi di percorso nella vita ne dovete ancora far parecchio Su, sul discorso della della lamentela della coerenza dello stato vitale io eh, ripeto eh, non sto anche perché sto parlando da solo quindi voi non potete eh, per dire replicare no e di questo vi chiedo scusa ma mi potrete sempre mandare delle mail io non voglio dire che sono il, lo schwarzenegger o lo stallone italiano del forex ok quindi a mo' di Rocky balboa però credetemi che come dire un minimo di integrità eh, riesco a mantenerla sui mercati eh, riesco a mantenere lo stato vitale alto anche quando la situazione mi è contro e riesco a prendere quasi sempre le migliori decisioni tantissimi stop loss li prendo anch'io per carità tipo ieri potevo superare tranquillamente i 100 pips però ho preso eh, uno sicuramente me lo ricordo due stop loss ok su un po di operazioni che ho fatto però ragazzi cioè, veramente, io sto parlando in generale e spero che voi percepiate che lo stia facendo da amico, perché non mi posso permettere di tirare il culo a nessuno, posso guardare me stesso e basta, al limite posso eh, parlare così per dire ai miei genitori e a mia moglie, ok, dove ci vediamo in faccia, però vi prego di accettare eh, questo mio discorso eh, come veramente eh, un, amico, un amico, come se ve lo facesse un amico di vecchia data, perché... E' questo che voglio trasmettervi. Cioè, ragazzi, qui si lotta, ma nella vita si lotta ancora di più. Diamoci da fare. Cioè, grazie ai trading che mi fai soffrire e mi fai capire che posso, eh, come dire, reagire a quella sofferenza eh, con stati vitali più alti, quindi con molto lavoro sulla mia persona, con eh, le giuste, gli giusti atteggiamenti mentali, eccetera, eccetera. Veramente. Troppa lamentela, troppa lamentela, ma è, è, è proprio tipica, io penso, soprattutto del, 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 del popolo italiano. Io sono italiano, quindi posso anche giudicarmi in maniera negativa come italiano, no? <ride> e, e quindi, ragazzi, stop alla lamentela. La lamentela va a mangiare ogni eh, consuma stato vitale, no? Cioè, eh, la lamentela, se voi lavorate, eh, per 10 ore in una giornata sul vostro stato vitale e lo aumentate nel momento in cui iniziate a lamentarvi per 5 minuti buttate via veramente 10 ore oppure 9 ore e 55 minuti di lavoro su voi stessi pensateci insomma eh, no, e non è retorica la mia perché credetemi che ora eh, ripeto come avevo detto in altri video Uh, sto lottando per alcune mie cose ho sofferto ora molto meno perché le ho praticamente quasi risolte e sono contento è chiaro che di fronte come dire alla situazione che mi viene fuori no? mi si palesa uh, evidentemente uh, soffro certo che soffro lo stesso buddismo dice soffri per quello che c'è da soffrire dice anche gioisci per quel che c'è da gioire no quindi appena mi arriva anch'io mi sento un attimino scorato piuttosto che perso nel vuoto e, e triste però reagisco e sicuramente ragazzi la lamentela l'ho stoppata anni fa ok poi è bello condividere con voi questi discorsi perché se qualcuno di voi ogni tanto mi becca in un momento un po' di stato vitale basso e mi eh, sente eh, lamentarmi da buon amico mi dovrebbe dire Fabri Basta lamentarti, reagisci e io eh, ringrazio tutte le persone che mi possono dare un consiglio del genere ed è quello che sto facendo nei vostri confronti. Quindi c'è un aspetto di amicizia ovviamente reciproca. Okay? Bene, detto questo... Se qualcuno poi ha dei dubbi su quello che ho detto può scrivermi un'email, però ripeto insegno a compilare una sorta di checklist con più punti, allora quando tutti questi punti vanno ad indicare la stessa cosa, ragazzi si entra con le leve più pesanti o solo long o solo short, e si provano due o tre colpi in tal senso, o in alto o verso il basso. Okay? E questo è quello che è capitato giovedì, tre, ehm, sì, giovedì 13, che capita, può capitare anche in altri giorni. Mentre ieri ci si poteva arrangiare, ripeto che il trader è uno che si sa arrangiare, e ripeto che ho fatto 80 pips, ripeto che ci sono persone che ne hanno fatte di più, ci sono persone che ne hanno fatte di meno, ma comunque che hanno guadagnato, e, e ci sono persone che correttamente sono state ferme. Bravi a tutti. Però ripeto che con l'ottica di prendere la patente ieri era corretto stare fermi, mentre per chi l'ha presa da un po' di tempo era corretto provare degli short e dei long, ok? Bene. Poi per finire il discorso mancano, secondo me, ancora alcune ore di eh, discesa del del ciclo numero 2 dovrà andarsi a chiudere, come sappiamo, andando a sbattere sulle medie mobili, benché manchi questo, voi notate magari una cosa che potrebbe sembrare poco coerente, ovvero un ordine by su questi livelli. Bene, eh, dando per concluso questo discorso, nel senso che io mi aspetterò per l'appunto una discesina di chiusura ciclo numero 2, poi dovrà partire il terzo, al quale seguirà il quarto e così via. Ecco che benché mi aspetta dal punto di vista dei cicli uno short, quindi o comunque una eh, discesa che poi potrà essere anche debole, quindi un eh, laterale a ribasso, però comunque mi aspetto di più una discesa, ecco che venerdì sera sono andato in buy. In realtà ho comprato un pochettino prima dalla chiusura perché non avevo più voglia di rimanere lì, eh, più o meno i prezzi rimanevano lì, quindi ho comprato su questo livello il eh, buy corretto sarebbe stato qui in chiusura, ma cambia di 3 5 pips, quindi non cambia nulla, perché sono andato a buy bene per concretizzare tutto quello che io utilizzo per fare trading, quindi anche il mio sistema quello eh, chiamato 5 minuti che sfrutta i gap eh, del weekend, cioè tra il venerdì sera e la domenica sera quando riapre il mio broker, ok? Uh, il ciclo mi dice che potrebbe scendere e va bene, quindi da ciclo non sarei mai rimasto over week in long perché sarebbe un grosso errore, oltretutto sarebbe un grosso errore entrare long nella parte più ribassista di un ciclo, benché questo dimostri forza, mentre dall'altro metodo, quello del trading system a 5 minuti, sono andato long e spererò bene domenica sera di riuscire a far fruttare questo long. In genere uh, funziona molto bene questo trading system, vi dico che uh, chiudendola subito a mezzanotte vi rifaccio vedere la equity line che sta producendo così poi mi apro le porte per eh, parlarvi di un'altra cosa come mai non me lo fa selezionare ma. Buh. Buh, 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 buh. scusate un attimo <coughs> ma ah, ok adesso va buh. va bene <ride> ecco questa equity line è quella che si sta generando grazie a questo trading system, quello che mi fa lavorare due minuti e mezzo la venerdì sera e due minuti e mezzo la domenica sera. Eh, sta andando molto bene eh, già di suo, vi dico che se uno... E quindi posso parlare tranquillamente di me: se domenica sera non avrò, non avrò necessariamente voglia di andare a dormire eh, entro l'una o le due, ma eh, volessi far trading anche tutta la notte, perché il grafico ovviamente eh, si eh, dimostrerà volatile, quindi i range saranno abbastanza sfruttabili, allora potrò anche rimanere. Perché vi dico questo? Perché a chiudere le posizioni aperte venerdì sera, a priori la domenica sera, ho avuto questi 1, 2, 3, 4. 5 loss da inizio anno, quindi questa è l'equity line che ha creato dal 1 gennaio, in realtà se non ricordo male era il 3 gennaio 2011. Da lì in avanti questa è l'equity line, sta portando a casa 750 pips circa, vi dico che sarebbero eh, molti di più eh, nel momento in cui uno avesse voglia e tempo e passione di rimanere sveglio, perché queste 5 operazioni chiuse in loss sono andate tutte minimo a pari ma proprio minimo minimo ok però questo richiede appunto la presenza magari del pc perché è chiaro che siccome in realtà poi tutte sarebbero andate in gain, uno potrebbe anche dire bene non chiudo a mezzanotte vado comunque a dormire e tanto il più delle volte la chiuso in impara meno. Va bene anche far così. Io però preferisco magari rimanere lì a seguire passo passo, perché il fatto che finora l'avrebbe chiuse tutte anche in gain non vuol dire che questo sia una garanzia per il futuro, perché facciamo sempre statistica, però le probabilità vedete che eh, ci confermano quello che sto dicendo, ovvero che questo metodo funzioni bene e eh, che questi loss in realtà sarebbero stati recuperati. Per cui io benché pensi al fatto che il ciclo giornaliero debba eh, scendere per fare la parte conclusiva del giornaliero, vado comunque long perché so che tra i due, tra il ciclo e un trading system statistico che ho studiato negli anni e sto usando negli anni, ecco che quello eh, che in questo momento diventa più affidabile, se eh, può essere usato questo termine, è il trading system stesso, perché il ciclo è molto più elastico, malleabile, quindi è vero che deve scendere, però non c'è scritto da nessuna parte che debba aprire necessariamente in gap giù, in gap giù, potrebbe anche aprire in gap up per poi scendere e quindi io che cosa faccio? Chiudo in gain il mio uh, long da trading system 5 minuti e poi posso anche mettermi in short, ok? Va bene? Quindi il ciclo è molto più elastico rispetto al trading system, quindi il trading system l'ho usato punto e basta. Okay? Domenica sera non so se eh, avrò voglia anche di magari registrare l'uscita eccetera, comunque sicuramente entro lunedì aggiorneremo questa situazione che poi in realtà potreste fare anche da soli perché vedrete <ride> insomma il risultato, l'esito di questo long. È chiaro che il long over week lo faccio leve tranquille che mi possono portare un valore aggiunto alla fine dell'anno ma eh, come dire se mi andasse male anche di parecchi pips quindi arrivasse un movimento avverso di parecchi pips ecco che anche chiudendo il, quel long lì eh, sotto di 2-300 pips comunque non sono quei 300 pips che equivalgono al mio stipendio mensile ok? minimo ovviamente detto questo vista questa equity line Volevo comunicare una cosa un po' in generale a tutte le persone che sto seguendo e che stanno usando questi trading system. Vi voglio far notare come eh, ieri ho apportato una piccola miglioria al trading system, quello della PA, quello pensionistico. Vi voglio far vedere l'equity line che è questa. Quindi, allora, allo stato attuale, ripeto tutti, per quelli che conoscono questo trading system, che eh, da inizio hanno anche lui, e l'equity line di colore blu sta realizzando alla chiusura ovviamente di ieri eh, di venerdì perché eh, continua eh, a restare long eh, fino a determinati livelli quindi chiudendo ok così abbiamo una stima eh, del long attuale chiudendolo ieri in chiusura, ecco che siamo a questo livello. Quindi da inizio anno sto facendo 2500 e qualche pips che per il lavoro che mi richiede sia proprio di analisi zero, perché veramente ci sono alcune regole precise, si rispettano quelle e basta. E per quanto riguarda l'aspetto operativo, anche lì pochi minuti e neanche tutti i giorni, ecco che nuovamente 2500 pips, ragazzi, non sono per nulla male. Ok? Anche perché 2005 Sommati ai ah, 7-800 dall'altra parte, se sì, io alla fine dell'anno, quest'anno, grazie a questi due trading system, riuscirò a portarmi a casa, che ne so, un 4.000 euro, eh, 4.000 pips, che poi potrebbero essere 4.000 euro, 4.000 dollari, 8.000 eccetera, dipende dalla leva che deciderete di investire, ecco che se appunto saranno 4.000 dollari o 4.000 euro, bene, per il lavoro che mi hanno chiesto ragazzi. Sono, sono tanti ok oltretutto comunque sono pur sempre 2500 pips fino adesso e 800 da, 750 dall'altra parte va bene la miglioria è, è rappresentata dalla linea verde che vedete che sta superando di circa 500 pips il, il trading system pensionistico buffer zero no congestioni ho portato delle leggere modifiche e quella è la miglioria per cui chi eh, insomma non la conosce ancora eh, alle prossime lezioni può chiedermela e ne parleremo insieme mentre chi ha già finito il corso mi può mandare un'email con il tempo e con calma risponderò a tutti perché siccome so che mi arriveranno poi tantissime mail datemi il tempo farò una risposta unica per tutti così mi agevolate però assolutamente vi darò vi darò e vi dirò la risposta ok quindi eh, questa miglioria è, secondo me non è male ok e anche questo l'abbiamo detto poi andando avanti eh, ciclo 4 giorni è questo ricordatevi, qui non vi faccio vedere il grafico perché non è corretto ma ragazzi sul 30 minuti lineare 150 pips mangiati tranquillamente, proprio tranquilli ok eh, dicevo a, a tutti insomma che eh, prima o poi ovviamente sarebbe invertito il grafico e nel momento in cui accadono le cose che sapete mettendo le altre cose che sapete sul grafico a 30 minuti lineare 150 in realtà 163 pips o 160 almeno <ride> puliti puliti da metodo ok quindi questo lo dico eh, per due eh, ragioni allora primo anche per chi fa l'intraday Ricordatevi di utilizzare cicli superiori in determinati punti, quindi in questi due giorni tra il 13 e il 14 ottobre in maniera palese il 30 minuti lineare ha eh, emesso il suo verdetto, ovvero long con spazio di 150-160 pips, fatti puntualmente. Dico sempre a tutti in questo, eh, quando spiego quel metodo eh, che dico questo long, questo short non è a mo' di bancomat ma ci manca poco. Quindi il 30 minuti lineare non dà molti segnali durante un mese ma quando li dà paga. Però anche lì bisogna saperli aspettare, avere la disciplina nel non dover entrare a cavolo ma aspettare il segnale eh, palese, tangibile e di portarlo fino a target. E anche solo col 30 minuti lineare ragazzi... 300 pips ve li fate, provate, però, ed è un problema per il, per il più delle persone, non dovete operare tutti i giorni. <ride> e quindi con l'educazione, ripeto, ritorno sempre al solito punto, che ci hanno dato sin da piccoli, che la società ci impone da generazioni, chi non lavora tutti i giorni non è un buon cittadino e quindi vogliamo lavorare nei grafici tutti i giorni, pensando che così saremo apprezzati dalla società. Okay? A livello inconscio il più delle volte accade questo ovviamente, eh? perché se ci eh, ragioniamo in maniera razionale ci mettiamo a ridere ovviamente. Però grafico 30 minuti lineare ha pagato in questi due giorni, quando è scattato il segnale, 160 pips, che non sono male. Okay? Però ripeto, dovete attendervi 2, 3, 4 segnali al mese, non di più. Okay? Poi dipende dall'andamento dei mercati. Quindi ricordatevi di... Utilizzare il grafico 30 minuti lineare per chiarirvi in determinate giornate anche l'intraday, ok? pesando di più quindi il long o lo short grazie al 30 minuti lineare, e per chi non fa intraday stretto eh, o perché non ha voglia o perché non ha tempo, ecco il grafico 30 minuti lineare, ragazzi, sommato al trading system pensionistico, ragazzi da lì vi vengono fuori i soldi, eh? dovete però avere pazienza e metodo nel seguirli. Eh, non voglio parlare a nessuno in particolare però troppi hanno, si sono buttati a capofitto con la PA con leve sbagliate e sono stati forse anche stromessi eh, se non materialmente almeno a livello psicologico da, dal mercato nell'utilizzare poi questo sistema perché chiaramente chi non era leva qui equity line blu è saltato però nuovamente ma io mi ripeto all'infinito perché ripeto ci tengo a trasmettervi questi concetti max drawdown per 4 allora ho i soldi o i pips ditela come volete che mi servono per utilizzare questo metodo e qui non venivo buttato fuori e quindi sicuramente subivo una fase a livello psicologico difficilotta se ancora ho questo atteggiamento nei confronti del mercato ovvero di non accettare fasi di max drawdown che però poi venivano brillantemente recuperati ok poi ci sono mille scamotage per non subirli neanche tutti questi mille pips contro e aver già guadagnato molto molto di più mm, va bene? Ok, oggi voglio fare così un po' il punto della situazione, su un po' tutto. Allora, siccome dico questo, a livello mensile è partito un nuovo mensile, a livello di ciclo annuale il Fabri 2, vedete, sta un po' girando a forza della sua media mobile, abbiamo sempre la solita divergenza sul Fabri 3 e eh, è capitata, è accaduta una cosa importante, siamo già andati in zona media mobili. Ok? Quindi, abbiate fede, diciamola così, una cosa simpatica che eh, ricavo dalle mail che ricevo, dai commenti e dalle impressioni che appunto sento, leggo, è che eh, vi sia molta attrazione, molto interesse nei confronti di, del ciclo annuale. A mio avviso un po' infondata perché eh, anche per chi vuole operare tranquillo e calmo, utilizzare un ciclo annuale la vedo dura, nel senso che... Eh, prendiamo questo ciclo, ciclo annuale che è passato sicuramente qui arrivavano dei segnali long con stop loss sotto il minimo perché se va di sotto il ciclo diventa ribassista okay? è chiaro che si poteva entrare qui si poteva capire da determinati fattori che si potevano portare i long fino in questa zona ed è chiaro che sarebbe stato un trade molto bello perché portava circa per esempio 2000 pips okay? in una so eh, singola e sola operazione però c'è cioè, hai voglia di rimanere dentro tutto questo tempo, io non ce la faccio onestamente, però come anche qui sto dicendo, se imparate a tradare bene l'annuale, allora l'annuale secondo me forse ha più senso eh, a livello di metodo da cassettista, magari su qualche titolo azionario, che magari eh, abbia solide basi eh, e prospettive. E ottime prospettive, quindi se su un, su un titolo del genere, che, che quindi conosco anche proprio come azienda, come società, come titolo, vedo anche la ripartenza di un ciclo annuale, allora a mo' di cassettista, magari per tenere un trade aperto 3-4 mesi, per farmi ne so, un 5-10-15%, dipende anche dal titolo che selezionate, la, la sua volatilità, eccetera, allora mi viene più normale. Però sostanzialmente non sono cassetti, cassettista su nulla, su niente, mi piace tantissimo e troppo l'intraday. Okay? Eh, dove seguendo la PA eh, daily non mi definisco cassettista perché vedete da inizio dell'anno lo guardiamo ancora una volta dall'inizio dell'anno adesso siamo a metà ottobre ha fatto circa 94-95 operazioni circa. Quindi, circa un centinaio quindi eh, comunque è dinamico mi fa muovere mi fa operare non ha fatto due operazioni l'altro eh, ha fatto meno operazioni, ma ripeto che i weekend che ha preso sono stati quelli, ok? Va bene. Allora, che cosa aspettarci per lunedì? Innanzitutto, io spero di <ride> vedere i mercati aprire in Gepup, così si mantiene solido il mio sistemino e guadagno qualcosina. Poi sarò eh, pronto eventualmente anche a girarmi short per prendere la chiusura. E insomma, eh, lunedì vivremo la chiusura del secondo giorno e la ripartenza del terzo giorno. E questo, come al solito, fino a prova contraria. Va bene? Bon, allora non ho più voglia di parlare di grafici di boss <ride> ok, allora voglio parlare adesso voglio condividere con voi un po' di email me le ero segnate perché mi danno l'occasione per così parlare un po' in generale di tutto allora e, e anche per come dire lo diciamo dopo allora, aspettate un attimo. Allora. Uh. Allora. Eh, non dico il nome perché so che preferisce che io non lo dica, e quindi non lo dico. Però, leggendo il titolo, <ride> eh, lui saprà ovviamente chi è. Le zanzare ad ottobre era l'oggetto dell'email. Allora, eh, leggo la parte... Così, un po' più... Va bene, leggiamo così. Allora, eh, è un ragazzo che sta facendo il corso con me. Il mio trading non mi convince ancora. Ho fatto una settimana da più 100, credo la, la, la scorsa settimana, e quella dopo eh, da meno 60. Ah no, due settimane fa ha fatto una settimana da più 100, la scorsa settimana ha fatto meno 60 e questa settimana mi scrive sarà disastrosa. Ok, va bene. Poi mi confermerai se è stata disastrosa oppure no. Eh, visto che lo sto dicendo in un video un po' a tutti, se me lo confermi veramente le, dirò com'è andata poi questa settimana, no? Ho notato che tutto sommato, ora le entrate le prendo più di prima, questo è evidentemente un miglioramento, ma i giorni laterali fatti questa settimana... Vediamo un attimino, no, togliamo lo zoom. Quindi questa settimana che iniziava qui, eh, allora i giorni laterali fatti questa settimana e la scorsa, ok, mi devastano. Poi perdo lucidità per la foga di recuperare, di recuperare e faccio male anche gli altri giorni. Sono un po' contratto e non riesco a trovare un mio modo per gestire la posizione, ci lavorerò a partire dalla prossima settimana. Eh, tu lo sai meglio di me: alle volte 30 pips sono tutto quello che il mercato ti poteva dare e altre volte no. È lì che l'avarizia o l'avidità eh, mi logora, eh, magari è più il pensiero di non aver fatto bene il mio trade. Allora. Abbiamo già fatto parecchie dimostrazioni e lezioni insieme, caro amico mio, dove ti ho spiegato come gestisco i trade e ti confermo quello che hai detto. Cioè noi da dove entriamo, il più delle volte possono accadere, anzi tutte le volte possono accadere quattro cose diciamole un po' a tutti in generale, ok? Allora, quando io entro in un trade lo faccio perché sicuramente in quel punto lì dove ho deciso di eh, aprire la mia operazione, di iniziare a speculare sul mercato, eh, vi saranno una coincidenza di segnali che arrivano dal prezzo, vero e proprio, e soprattutto dal tempo okay? quindi se entrerò long è perché avremo individuato un supporto temporale se invece andremo short è perché avremo individuato una resistenza temporale se poi oltre alla resistenza temporale vi saranno anche della resistenza dei prezzi tanto meglio però l'importante per me è sempre prima il tempo e poi il prezzo ok quindi da dove entriamo noi possono accadere quattro cose una due tre e 4 allora le prime tre sono quelle un po più bruttine ok e la quarta è quella più bella allora la quarta sbrighiamocela subito entro long per esempio che ne so eh, su questa salita eh, non c'è bisogno di dire che è sicuramente una cosa molto bella un trade più che azzeccato anche in l'in stop non può eh, sbattermi fuori il mercato e quindi quando entro in un trade può capitare una cosa del genere, ok? Ed è la cosa più bella e mi porta un grande più. E come dico sempre, le, le vincite, e i guadagni si guardano da soli. Fate solo attenzione a seguirli in trailing, considerando di vedere un attimino poi quando la situazione diventi tirata a livello temporale per prendere profitto, ok? Quando entro in un trade possono capitare altre tre cose. Allora... Uh, entro nel trade, uh, per esempio long, i prezzi salgono ad un livello tale da permettermi di mettere lo stop loss a pari e poi il prezzo improvvisamente mi torna contro e io chiudo a pari. Quindi segniamo 0. E quindi questa è una cosa che può capitare. L'altra cosa che può capitare è che io sempre nell'esempio sto entrando long, stia entrando long, anzi si è entrato long, i prezzi salgano e poi uh, per considerazioni che facciamo durante i corsi eh, riesco dal, eh, ad inserire il trailing stop andando avanti in trailing stop il prezzo poi mi venga a chiappare relativamente presto e quindi si generi un piccolo più ok l'altra cosa che può capitare è che da dove entriamo noi dove vige quella regola o parte o parte, perché quando ragazzi abbiamo tempo e prezzo a favore deve partire, ecco che non partendo subito lo stop loss lo possiamo mettere decisamente in maniera intelligente e corretta dal punto di vista della matematica e della statistica, molto vicino rispetto al nostro punto di ingresso, quindi quello che accuseremo sarà una piccola perdita. Queste sono le quattro cose che possono accadere applicando il mio metodo nei punti tempo-prezzo corretti, ok quindi o entro e perdo poco. O entro e faccio a pari, o entro e guadagno poco, o entro e guadagno tanto. Ed è da questa logica, ragazzi, che arriveranno i 300 pips al mese, senza inventarvi nulla. Io, ripeto, noto che troppo spesso siate lì ancora ad inventarvi troppe robe. Io, attenzione, eh, come anche ho già detto tante volte... Eh, non voglio passare per una persona che non sono ovvero eh, super intelligente eccetera ribadisco tutti che eh, ho preso il diploma da geometra poi mentre lo prendevo intorno ai 16-17 anni quindi poi l'ho preso a 18 però già ai 16 anni è nata in me una forte voglia di mettermi alla prova a livello sportivo e quindi ho fatto il mio percorso che conoscete con gli sport da combattimento da lì sono stato tantissimo attratto dallo sport e dallo studio delle discipline sportive, delle metodologie di allenamento, dell'alimentazione dello sportivo, del recupero, tutti questi aspetti qua, che ho deciso di, perché erano cose che mi interessavano personalmente, ho deciso di fare l'ex ISEF, quindi l'Istituto di Educazione Fisica Superiore, no? Che non ho portato poi a termine perché non ne, come dire, non ne valeva la pena, scusate discorso solo economico ma da quel punto di vista nel senso che ho iniziato altri percorsi e sono contento di averli fatti insomma è chiaro che poi eh, un po' di nostalgia nei confronti dell'anche insegnare discipline sportive di allenarmi in maniera costante mi manchino perché attualmente non sto eh, facendo grandi sport, gioco a biliardo eh, e basta, <ride> quello è il massimo impegno fisico che ho attualmente, vabbè ogni tanto ho la palestra in casa, eh, qualche peso come dico lo sposto, però non ho adesso lo stato vitale alto nei confronti di, di allenarmi troppo. Eh, Sto mandando evidentemente troppa energia all'aspetto mentale, quindi mi ritrovo meno energia fisica e sono meno attratto dal, dal muovermi. Però eh, anche lì rilancio e a breve insomma riprenderò anche ad allenarmi. Eh, quindi tutto questo per dirvi che eh, sono contentissimo di confrontarmi con eh, le più svariate persone con le più svariate esperienze e tra le quali anche persone che nello studio sono andate parecchio forte, quindi eh, ripeto, anche persone che non hanno, non si sono fermate alla prima laurea, ma ne hanno ben due, ok? Quindi io sono contentissimo di confrontarmi con loro, è bello parlare, come del resto mi confronto per, con persone eh, che magari per eh, karma in questa vita, che ne so, hanno deciso di interrompere gli studi dopo la terza media, ma non c'è nulla di male, va benissimo, eh, l'importante, come dire, è, capire che ogni giorno ragazzi si può rinascere quindi non è perché ah ormai ho questa età basta non, 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 non voglio più migliorarmi no mettiamo la tendenza a volerci migliorare anche quando avremo 99 anni ok c'è sempre da imparare ci sono sempre da imparare cose simpatiche curiose stimolanti quindi eh, se voi decidete di fare un percorso che in questo caso sarebbe nei miei confronti, quindi con me, io vi chiedo di non inventarvi nulla e di magari rimuovere tutto quello che, se ci riuscite, avete appreso prima. Quindi imparare a leggere i grafici con una nuova ottica, che è quella che utilizzo io, molto dinamica, molto elastica, molto veloce e molto da sopravvivenza, ok? Eh, dove non necessariamente devo sempre analizzare correttamente il grafico, ma grazie alle contromosse riesco sempre a guadagnare ed applicare quello e basta. Quindi... Eh, come dire non mettiamola sul piano del confronto dell'intelligenza o, o della forza fisica o, o, de, o del carisma. Eh, siamo qui per crescere entrambi, sia voi che apprendete il mio metodo sia io che ve lo sto insegnando. Quindi fate lo sforzo sincero di rimuovere tutto, ripartire nuovamente da lunedì utilizzando solo il mio metodo e sapendolo utilizzare con disciplina e voglio vedere se rilanciando nuovamente da lunedì fino al prossimo mese che passerà non avrete fatto i 300 pips. Li farete. Ne sono certo, ma io proprio ne sono certo al 100%, però nel momento in cui utilizzate il metodo Fabri con la testa di Fabri, non il metodo Fabri con la testa di A, B, C, D, E, F, G, eccetera, altrimenti non è più il mio metodo. Però una volta che avrete preso la patente, potrete guidare non solo la macchina con una mano, ma probabilmente anche, che ne so, un camion, ok? Oppure qualsiasi altro mezzo. E allora vi sto dicendo, potrete riprendere tutte le vostre conoscenze ed andare ad integrare ad unire, a fondere con il mio metodo in maniera tale da crearvi il vostro metodo di trading, però fate una prova sincera per adesso, e ripeto siamo in amicizia, ti ripeto che sei molto bravo, hai tantissime conoscenze, poi oltretutto questo lavoro è molto simile a quello che, eh, che fai come eh, diciamo primo lavoro nel senso che lavori in questo ambiente quindi Forza, ce la puoi fare, io ne sono certo, e... diventa più disciplinato, meno pensieri e... e paturnie, diciamo così, mentali, più efficacia, quindi tutti quei giorni laterali che ti hanno, i eh, giorni eh, laterali fatti questa settimana e la scorsa mi devastano, beh, se applichi tutto il metodo è difficile farsi devastare, pensaci un attimino bene hai a priori, spesse volte, anche nella mattinata l'idea se possa essere una giornata tendenziale o una giornata laterale allora quando è tendenziale, beh è molto facile non andare contro mercato quindi se il ciclo eh, si allinea anche con quella tendenza che ricavi da altri esperienti che ti ho insegnato benissimo, vai solo long o solo short per tutto il giorno okay? eh, quindi ad esempio mercoledì 13 ottobre avevi il segnale short e il long te lo perdevi pazienza ma intanto guadagnavi con lo short ok mentre nelle giornate dove eh, riesce a capire abbastanza velocemente che ci sia un po di contrasto tra la tipologia di giornata che può crearsi cioè istituzionale intraday o istituzionale di posizione eh, per capirlo probabilmente potresti pagare pegno, ma una volta che hai pagato pegno quello è eh, l'investimento che hai fatto per capire la tipologia di giornata. E le giornate laterali si capiscono e le capisci abbastanza in fretta, osservandole da alcuni punti di vista che ti ho insegnato, oltre che unendo la tua esperienza, va bene? E poi quello che hai detto te del discorso di far correre o meno e quello che ho detto con queste quattro situazioni. Parla grafico, non dobbiamo decidere noi. Dobbiamo far parlare grafico e sicuramente eh, ut utilizzare eh, aspetti tangibili del grafico che possono essere per esempio determinati livelli, determinati eh, massimi e minimi di candele, eccetera, eccetera. Okay? Comunque Fabri, doveva essere una mail corta, beh non è lunghissima, credimi che <ride> ne dicevo ben più lunghe e non voglio tirarla troppo per le lunghe avevo bisogno di, di rilassarmi un po' prima di partire per la seduta hard di palestra dopo che non avevi dormito quella notte, eh, dopo che vivi lontano da casa e dai, dagli amici intimi eh, che appunto hai lasciato perché ti sei spostato, sei andato a vivere in un'altra parte. E, e quindi capisco, eh, come dire, che è bello trovare un'altra persona o altre persone con le quali anche scambiare due chiacchiere, non necessariamente solo di borsa, magari condividendo più esperienze di vita. E tu lo chiami eh, avere un momento di decompressione, e avevi voglia di sentire un amico con cui condividi una grande passione, grazie. Eh, sentirsi dare dell'amico è per me è bellissimo, ok? Sono contento di che ci siamo avvicinati sempre di più ripeto sei in gamba ce la puoi fare anzi lo dico a tutti aspetto presto la tua intervista ok e la tua condivisione dei risultati quindi grazie alla prossima poi detto questo mi ero segnato un'altra email significativa intanto mentre clicco qui si spostano perché ne stanno arrivando altre allora questa qua di eh, Mario eh, mi chiede vabbè, se gli potevo rimandare nuovamente il, i pivot e ho rimandati, non sono un tuo allievo ma testone sì, a me piace esserlo e se posso dire un parere da fuori credo che stia facendo e dando anche troppo, non fartene un problema, io mi accontento di vedere il conteggio dei minimi per esempio anche se mi mancano tutte le, eh, le anomalie ovviamente, sembri molto preso dal dimostrare quasi come se avessi un concorrente alle calcagna. Dice, eh, si, dice, eh, si dice da voi, sì certo, si dice, che ti voglia scalzare, ma non credo eh, tu debba preoccuparti di questo, quello che mi spaventa, e se arriverà intero ed integro a Natale, in senso buono, si è inteso. Allora, ti ringrazio che hai eh, estranato questi tuoi pensieri e hai percepito che effettivamente mi stia, come dire, impegnando a fondo, nuovamente lo sto facendo in questo video. Mario, io sono così. Io, ripeto, tante volte programmo delle lezioni di due ore che poi diventano di tre ore e di quattro, è più forte di me, ripeto, eh, certamente dal trading voglio guadagnare, sicuramente mi fa piacere se mi riconoscete eh, come dire, i soldi nel momento in cui vi, eh, vi seguo personalmente e quindi facciamo il corso, però a me piace, punto, se no non sarei qui a fare anche questi video, mi piace, basta, sono così, ripeto. Eh, nella vita si può diventare milionari ed essere tristi, o nella vita si può diventare milionari e essere anche felici perché si hanno dei sentimenti, si condivide la gioia e anche la sofferenza, no? come quando ci si sposa <ride> nella gioia e nel dolore con gli amici, eh, che poi non necessariamente devono essere amici che guardi negli occhi, ma amici che eh, senti, percepisci anche a distanza. L'energia ci permette questo. Mi piace, Mario, io lo faccio fin quando mi piacerà farlo, lo, lo continuerò a fare. E credimi che e dormo poche ore ho messo questa tendenza perché mi piace fare per parecchie ore trading, insegnare, compilare, sì vabbè non va tanto bene questa parola, ma compilare il blog, insomma scrivere sul blog, eh, condividere con voi tanti pensieri e idee che ho sul blog, eh, chattare con gli amici, poi ripeto tutti sempre che ho anche una moglie e una cagnolina che vanno considerate, ovviamente, ma mi fa piacere considerare, quindi ho una vita familiare, i miei genitori, i miei amici, ho il mio biliardo che devo portare anche avanti, <ride> mi piace far gare, quindi ho però eh, grazie alla meditazione grazie a delle tracce che utilizzo e ai ragionamenti che sempre di più voglio consolidare perché mi piace predicare bene e razzolare bene ecco che ho una vita piena e credo Mario di riuscire a arrivare integro anche fino a Natale momento in cui sicuramente vi saluterò almeno almeno per dieci giorni ok dove vado un attimino a rigenerarmi ma ci arrivo eh, grazie che hai percepito che effettivamente condivida parecchie della mia vita con voi e anche del mio metodo con voi eh, grazie insomma ok poi dici non importa quello che vedo io ripeto ti auguro di arrivare sino a dopo natale in modo che anche noi silenziosi ed attenti ascoltatori possiamo continuare a deliziarci delle tue precise ed affidabili analisi. Grazie. Eh, con stima e affetto Mario, grazie Mario, ricambio l'affetto e la stima e anche se non ci incontreremo mai credimi che un sentimento sincero nei confronti tuoi vista la bella mail e di tutte le persone che mi scrivono e mi seguono e in forza diamoci da fare vado avanti comunque ce la faccio ad arrivare a Natale però poi lì vi saluto per dieci giorni almeno ok poi se non sono presente tutti i giorni fino a Natale non preoccupatevi se ogni tanto condivido con voi parte della mia vita dove esterno un po' di eh, sofferenza rimanendo sul vago perché come dire, conoscendomi mi piace di più rimanere con la mia intimità mentre magari le le vostre storie le condivido nei minimi dettagli però non riportando il nome insomma rimangono comunque vaghe diciamola così anche se storie importanti e preziose ma ce la faccio <ride> ce la faccio ogni tanto ti dico lo scolarimento arriva ok sicuramente però credo di aver instaurato una tendenza al rialzo nei confronti della vita e questo anche grazie al trading e ritorniamo al punto che avevo detto prima ok quindi grazie Mario allora andiamo indietro a cercare altre email uh, prendo un attimo di fiato <ride> Allora eh, taratara, Me le ho segnate eh. Dunque, ok, eccola qua Perfetta Allora eh, Sì, non dico il nome Tanto si riconoscerà Vediamo se ho messo un titolo Sì, eh, l'oggetto della mail è info e, considerazio, e considerazioni Allora le considerazioni eh, sono di natura personale e di natura tecnica, dicendomi che hai notato delle differenze eh, nel funzionamento di alcuni indicatori che utilizziamo noi eh, in base al broker, perché cambia il GMT. Eh, va bene, eh, tu sai il broker che utilizzo, eh, credo di avertelo detto o nel corso stesso che ho registrato oppure tramite delle mail, se non fosse così rimandami in mail e ti dico qual è il broker che utilizzo sia per operare sia per fare delle analisi, ricordo a tutti che non utilizzo solo un broker ma più di uno, questo per vari motivi, e quindi mettiamo lo stesso broker così vedrai il, gli stessi grafici che vedi nel video corso che ho preparato e, e sul blog eccetera, va bene? Quindi quello è facilmente risolvibile. Poi invece quello di natura personale... E facendo un riassunto perché è abbastanza lungo non ti preoccupare non, non è un tormento questo tuo mail che me lo specifichi ma eh, non lo è eh, questa settimana ho cominciato a fare qualche trade eh, che però non stanno andando bene eh, ti confesso che non ho molto tempo per eh, seguire i grafici a causa del tuo lavoro principale e quindi ammetto che e quindi ammetto che è molto scri <ride> dovete scrivere un po' più Grossi, caratteri più grossi. E quindi ammetto che mettendo degli ordini pendenti, cercando la previsione futura, spesso non ci ho azzeccato, anzi, hai sbagliato. Eh, allora, in base a questo ricordatevi che io stesso, benché utilizzi questo metodo da eh, 9 anni, eh, sia qua sui grafici dal 97. Eh, ho sempre detto che eh, non amo e non adoro fare le previsioni, poi ogni tanto le faccio perché sono proprio palesi palesi e quindi, quindi so che vado un pochettino a colpo sicuro e quindi eh, dai concedetemelo se ogni tanto mi metto anche un po' in mostra non, non è brutto no? A me fa piacere anche per quello. Ricordatevi sempre che sono molto competitivo e il meglio lo do durante le gare, ok? Quindi la competizione mi piace. Detto questo, eh, però hai visto come in tantissimi video ho specificato che ragazzi il mio metodo non si basa sulle previsioni ma sul eh, correlare l'andamento teorico dell'euro-dollaro, andamento teorico dal punto di vista ciclico, con l'andamento reale. Se fa quello che deve fare lo seguo, altrimenti faccio il contrario. Quindi è chiaro che va bene mettere un ordine pendente, però... Eh, bisogna essere consapevoli del fatto che se entri long o short con un pendente, ecco che se da lì a qualche ora si concretizza quello che non dovrebbe concretizzarsi, non solo dovresti stopparti, ma anche fare un reverse. Quindi, eh, io ti do come consiglio, se non hai molto tempo in questo periodo per seguire, eh, di tralasciare un attimino l'intraday e di concentrarti, tanto per dirne una, maggiormente sul primo e sul quarto giorno. Quarto giorno tendenzialmente lo voglio sempre shortare e eh, primo giorno tendenzialmente lo voglio sempre longare, ok? Oppure concentrati sul grafico a 30 minuti lineare, dove avrai quei 3 o 4 ingressi al mese da anche oltre 100 pips, cosa che è accaduta proprio in questo 13-14 ottobre. Concentrati sul portare avanti la price action e se hai tempo utilizza anche il sistema dei gap, va bene? Poi ripeto che... Io questo metodo me lo sono creato in due anni e due mesi, di roba ne condivido parecchio e anche qui chiedo conferme da parte dei testoni, c'è parecchia roba da imparare, quindi ha iniziato ad agosto, non mi ricordo, fine agosto probabilmente, sì più o meno, comunque due mesi, via, ok? Beh, due mesi cosa sono per imparare un nuovo lavoro, capisci? Ok? Daci dentro, insomma, non è che uno ci debba mettere un anno, eh, perché siamo tutti singoli individui con le singole capacità, eccetera. Eh, c'è chi ce la fa prima, c'è chi ce la fa dopo, però se non ce l'hai fatta ancora in due mesi, vuol dire due mesi, <ride> ripeto, in due mesi eh, anche lavori meno complicati di questo non si imparano. Quindi, figuriamoci il trading, dove devi conoscerti, capire tutto. Eh, infatti, poi leggo che eh, sei portato. Eh che vuoi tradare a tutti i costi, e questo è sbagliato, per la smania di voler dimostrare che ho imparato. Non devi dimostrare veramente di cuore nulla a nessuno se non che al tuo conto corrente, ok? E per dimostrargli qualcosa, datti il tempo che ti serve, non però non devi dimostrare se noi ci mettiamo come approccio anche qui a tradare con l'idea di dimostrare qualcosa a qualcun altro che possa essere un nostro amico, un nostro marito, nostra moglie, nostro fratello, nostra sorella, eccetera eccetera, ci mettiamo nuovamente in una condizione dove andiamo ad erodere il nostro capitale psicologico. Non ci serve, non facciamolo, punto. Tradiamo per il piacere di tradare, ragazzi. È bello fare trading eh, svuota anche tanto cioè ci si tira fuori tanto è quasi come anzi non quasi eh, spesse giornate finisco come avessi fatto un match di pugilato cioè proprio svuotato tranquillo ma felice ed appagato ok eh, quindi appunto sei stato portato a fare over trading eh, quindi consigli Visto che poi il risultato finale uguale, è uguale stato vitale sotto zero e voglia di rompere il monitor a pugni, allora i consigli sono di eh, rifar rientrare un po' di energia dal fisico così non hai più voglia di tirare i pugni, di mandare quell'energia al tuo cuore, alla tua pancia dove eh, risiede la tua vita eh, e quindi iniziare a concentrarti sulla tua vita e cercare di capire un attimino eh, come dire, il perché tutto questo ti eh, eh, porti a volerti sfogare tirando dei pugni nel senso che se io voglio fare trading devo sapere a priori che sto facendo un'attività che come costo avrà gli stop loss quindi eh, anche dalle interviste che ho pubblicato eh, e mediamente anche dai risultati che posso avere io eh, in questo momento mi tolgo un attimino perché magari potrebbero essere un pochettino più alti ma perché ripeto ho inventato io questo mio metodo e lo uso da anni però Stiamo facendo un mestiere dove applicando il mio metodo si possono fare, che ne so, mediamente 65%, 60% di operazioni in gain. Ma 60 operazioni che possono portare, cioè il 100% delle operazioni possono portare quei 4 punti che abbiamo considerato prima: un grande gain, un piccolo gain, uno stop a pari, un piccolo loss. Quindi possiamo tranquillamente riuscire a fare 300 pips con l'intraday, con il 30 minuti lineare, con la PA, con tutto quello che vi insegno. Ok? Eh, quindi il consiglio è dedicati, anche se hai poco tempo, del tempo per eh, meditare sulla tua vita, per crescere nella tua vita. Eh, è un po', eh, mi è venuto in mente adesso un esempio, no? spesse volte quando andavo in palestra e facevo l'istruttore in palestra arrivava una persona magari anche per carità eh, ad un orario tardo, no? la sera, oppure magari verso l'una, l'una e mezza, così quando stava per finire la pausa pranzo e poi doveva rientrare al lavoro, ecco mi dicevano queste persone Fabri dai partiamo subito perché ho poco tempo e quindi non ho tempo per riscaldarmi, andiamo subito al dunque. Voi capite bene, almeno sicuramente chi sta facendo dello sport, chi l'ha fatto, che soprattutto quando vado eh, poi ad alzare, vada ad alzare dei pesi insomma il riscaldamento è necessario poi oltretutto è propedeutico anche per fare una seduta migliore perché aumentando la temperatura corporea si diminuiscono gli attriti tra le varie parti che compongono il mio organismo, quindi tra le ossa i tendini, la viscosità anche del muscolo diminuisce, per cui tutto diventa più fluido e riesco anche a sollevare oltretutto più pesi, no? però il non riscaldarmi ed alzare subito dei pesi importanti mi porta sicuramente sul lungo periodo a rischiare e a provocarmi dei traumi quindi io dicevo se non hai tempo per riscaldarti non hai neanche tempo per allenarti quindi puoi venire magari domani prima o stasera lo so che ero duro, però eh, era per evitare degli infortuni. Quindi anche qui, per evitare degli infortuni, ti consiglio, se la reazione è quella di tirare dei pugni, siccome è una reazione eh, ovviamente in questo momento dove stiamo parlando assolutamente non razionale, okay, capiamo bene che c'è qualcosa che non vada bene dentro la tua vita ancora. Ma attenzione, non è un giudizio, ma al solito è un parlare in generale ed un consiglio d'amico. Quindi prova magari, anche se non l'hai mai fatto in vita tua, non lo so, non abbiamo mai parlato di questo, a... Dedicare del tempo alla tua vita, quindi magari prendo una sorta di periodo sabbatico di 5 giorni, che okay? non di un anno come in genere si fa: no? di 5 giorni, dove in quella settimana eh, non necessariamente andrò a fare del trading, ma farò un grande lavoro su me stesso per poi rilanciare e ripartire dal lunedì dopo, ma non più da questo punto, ma con una settimana dove non faccio trading e curo la mia crescita personale farò questo, quindi il lunedì dopo partirò innanzitutto da un punto più elevato, più alto e quindi ho maggiori probabilità di far bene. Quindi impariamo a smetterla di volerci sfogare fisicamente, se vogliamo perché non abbiamo l'esigenza andiamo a tirare due pugni in palestra piuttosto che andiamo a sollevare dei pesi o andiamo a correre, a saltare in bici, tutto quello che volete se avete bisogno di scaricare tensioni fisiche, ma non necessariamente a tirare dei pugni o prendere i monitor e buttarli giù dal balcone c'è gente che ha preso il portatile e l'ha scaraventato contro il muro voglio dire fa anche sorridere ma ragazzi fa sorridere nelle scenette che metto nei video ah tra l'altro se trovate delle scenette e me le volete mandare grazie perché sono molto simpatiche però non è facile reperirne così tante cominciano a scarseggiare mentre Siccome eh, appunto eh, voglio progredire nella mia vita, devo dedicarmi del tempo per cercare di capire come alzare lo stato vitale, eccetera. Quindi anche se non l'hai fatto mai, prova seguendo magari i consigli che ho dato in altre sezioni del blog a iniziare a lavorare su te stesso, sicuramente ne avrai un beneficio, anche per il trading, oltre che per la vita in generale. Ok? Va bene. Allora, poi vorrei concludere con l'ultima mail per fare un video che vi ha tenuto compagnia per una bella ora piena, però non voglio renderlo di due ore, quindi vi saluto eh, ringraziando ovviamente anche tutte le altre persone che mi hanno mandato delle mail, sto sorridendo per le mail che mi ha mandato Luigi, <ride> che sono delle mail bellissime, anche molto intime, personali, eh, l'oggetto è... È un po' lunga questa, puntini puntini, mi scuso in anticipo, puntini puntini, è lunga ma è stata piacevole, eh, se vorrai poi condividere qualcosa con il blog eh, sarà bello farlo. La, la, la... Ribadisco sempre che se avete voglia anche di eh, come dire, eh, materializzare la vostra presenza sul blog attraverso un video dove a voce mi raccontate qualcosa, chiamatemi, eh, facciamo quelle che chiamo interviste o sul trading o sulla vita e sono divertenti, le condividiamo. Ripeto, eh, ho detto l'altra volta, l'altro giorno, benvenuti nel vostro blog e lo riconfermo, ok? Quindi Luigi eh, l'ho lette, tutte. Eh, ne parliamo poi appena ci sentiamo di persona. Va bene? Eh, poi eh, ringrazio Cesare che mi ha mandato, e guardate l'analogia, dei pezzi che ha eh, suonato suo figlio che si chiama Tommaso. <ride> Quindi saluto Tommaso, figlio di Cesare, saluto Tommy, <ride> e un grande frequentatore del, del mio blog. Eh, e mi ha mandato Cesare eh, due pezzi che ha suonato al pianoforte suo figlio, pianoforte che mi dice essere scordato, eh, però mi sono piaciute e dopo eh, le metto alla fine di questo video, così chi vorrà fruirne lo potrà fare. Eh... E anche tuo figlio penso che magari sarà contento perché le persone che seguono il blog sono parecchie, che visualizzano questi video anche, quindi l'ascolterà eh, parecchia gente. Gli ascolteranno questi pezzi parecchia gente. Eh, una domanda che è anche una domanda che ho letto sul su un commento di del blog, magari sei la stessa persona, eh, chiedi se... Eh, è possibile che un ciclo giornaliero di 50 ore? La risposta la sai perché stai facendo il corso? <ride> Sono stato serafico e, e spero non troppo duro, ma la risposta la sai. Se non la sai, la devi sapere. Ragazzi, per fare trading come unico lavoro nella vostra vita bisogna avere sotto due cose abbastanza grosse, ok? anche se si è donna, scusate se vi sono sembrato volgare, ma vi voglio arrivare e penso che dicendovi così vi sia arrivata qual è la forte intenzione, cioè ragazzi qui bisogna darsi da fare, bisogna imparare a sopravvivere sui mercati, bisogna essere lesti, veloci, dinamici, intuitivi, eh, in gamba, okay? poi eh, se Potrete avere la strada agevolata perché avete deciso di seguire il mio corso e quindi avere eh, il mio metodo, cosa che magari eh, non avreste potuto capire da soli neanche in vent'anni, per esempio, cosa che mi hanno confermato in più persone, quindi vi ringrazio di questo grosso complimento. Bene, però dovete comunque tirarvi sulle maniche e darvi da fare, quindi, eh, tanto non ti conosce nessuno Cesare, a parte magari tuo figlio e tua moglie se sentiranno questo video. Datti da fare perché. Io lo dico palesemente quanto può durare un ciclo giornaliero e questa domanda non l'accetto, ok? Quindi eh, ti rispondo in maniera dura a mo' di amico, dove a mo' di amico uso la definizione del buddismo, dove i migliori amici sono quelli che eh, sono come le medicine amare, dure da buttare giù ma che spesse volte ci guariscono. Quindi in amicizia lo sai, eh, anche perché abbiamo parlato parecchio anche di vita con te, eh, la, la risposta la sai, va bene? Poi ringrazio. Andrea eh, e Power Trade eh, sul blog eh, ah ok perfetto Antonio in realtà ok eh, sì scusami scusami potevo stare più attento e capire subito che fossi tu bene questi due ragazzi Andrea e Antonio almeno spero di non prendere delle farfalle se poi non sei tu eh, chi è stato e stato insomma però mi hanno scritto delle cose interessanti dal punto di vista del loro percorso fatto con la PNL grazie e abbiamo condiviso delle idee comuni discorso di ritornare bambini, discorso che effettivamente dicevo io, no? prendete un po' di persone e diteli che cosa, eh, no, lo sai che cosa mi è successo oggi? E eh, il più delle persone ti diranno che cosa ti è successo di brutto? E poche persone, ah dai raccontami che novità ci sono, no? Perché siamo tutti orientati più al pessimismo che all'ottimismo, cerchiamo di interrompere questa tendenza che la società non a caso eh, ha installato o instillato nelle nostre vite proprio per dominarci. E la, realtà, la realtà è quella, ok? Va bene, grazie a tutti, concludo questo video con le canzoni eh, suonate, le musiche suonate da Tommaso, il figlio di Cesare. Ciao a tutti, eh, ci siamo divertiti per un'oretta e... Tanti mi hanno detto i video vanno bene lunghi così, altri mi hanno detto no sono un po' lunghi, però poi effettivamente quando smetti di parlare se fossero durati ancora un pochettino in più andavano bene. Tanti mi hanno detto Fabri non ti perdere troppo st per strada, non divagare troppo. E ho, per quello che ho provato a fare oggi, poi in realtà non ci sono riuscito, ma dai prossimi farò così, ovvero eh, vorrò fare la prima parte solamente tecnica e la seconda parte dove si parla anche più in generale come abbiamo fatto oggi. Quindi buon ascolto a tutti, un abbraccione e a lunedì. Ciao!

cantarmela suonarmela da solo ma poi mi sono dimenticato va bene aggiungo adesso questo pezzo eh, mi fa piacere eh, leggervi queste mail che ho ricevuto perché ogni volta che eh, date molto valore a, al percorso che stiamo facendo insieme grazie insomma mi fa piacere che ve ne accorgiate mi impegno come dicevo rispondendo a Mario nella mail precedente eh, a fondo e quindi quando Uh, ricevo queste email mi sento molto gratificato e mi fa piacere condividerle poi offre questa email un uh, punto importante detto questo poi ricordatemi dicendolo uh, me lo sto ricordando da solo che voglio salutarvi con un video <ride> simpatico insomma va bene allora detto questo <coughs> ciao Fabri ieri sera alle 23 ho visto se aggiornavi poi sfinito finito sono andato a dormire eh, tieni presente che tante volte a quell'ora li inizio a mangiare cena e poi magari dopo per digerirla preferisco rimanere un pochettino tranquillo sul divano, guardo un programma particolare in tv tipo che mi piace eh, e quindi continuo tra virgolette anche a studiare eh, oppure mi rilasso e leggo qualcosina quindi a volte giorno tardi proprio perché a quell'ora li sto mangiando. Grazie che mi aspettate fino a quell'ora tarda. Eh, poi, questa mattina alle 5 mi sono svegliato e come prima pagina di default esce il tuo blog. Grazie mille, sono contento perché la modifica che hai fatto l'avevo prevista. Bene, del resto, io vorrei portare tutti a vedere le stesse cose sullo stesso grafico e mi portavo avanti queste due ipotesi. Bene, bene. Scrivi tu due volte, e la terza volta lo aggiungo io. Bene. Complimenti per i blog, grazie per i video introduttivi che sono troppo forti, grazie di tutto, effettivamente sono simpaticissimi. Eh, sto avendo carenza, anche qui rilancio nuovamente l'appello: eh, mobilitatevi per trovarmi dei video e mandarmeli, grazie, così li condividiamo con tutti. Ho finito il corso, ma lo voglio riprendere perché le cose sono molte, eh, lo, diciamo, lo dicevo prima, e quindi alcuni particolari sfuggono. I particolari fanno la differenza, sottolineo io. A me piace andare con calma e avere conferme, ottimo, due mesi prima, due mesi dopo non cambia nulla, l'importante è arrivarci. Mi piace anche molto assaporare le cose, bene, che mi piacciono parecchio, ottimo, come il tuo corso, grazie mille. Poi quando lo so cantare ti contatto, perfetto, così faremo i webinar in tempo reale. Allora ho detto con estrema sincerità, de ah no scusami, devo dire con estrema sincerità che non ho mai visto in due anni che faccio trading trading nel forex una persona insegnare qualcosa di concreto sul mercato grazie eh, ripeto era una email per suonarmela cantarmela però siccome me l'ha scritta una persona che sto seguendo cavolo mi fa piacere perché vuol dire che sto arrivando a raggiungerti con il mio metodo ti assicuro che di ricerche ne ho fatte molte, ma per lo più sono ipotesi che se vengono smentite finisce lì. Il pezzo forte che tu hai saputo dare sta proprio sulla smentita del grafico, dove da lì si riparte e non da lì si finisce, mi scrivi. Ed è questo il punto importante che volevo sottolineare di questa email. Grazie. Eh, non avevo forse mai condiviso con questa, con questa idea il mio metodo. Trovare un punto dove da lì perché lo davo ormai dopo tempo scontato, cioè per me eh, sono tutte occasioni, non problemi. Quindi se sono tutte occasioni, da lì è ovvio che si riparta. Però hai fatto bene a puntualizzarlo e ti ringrazio molto di questa mail. Quindi il punto forte nel fatto che eh, sta proprio sulla smentita del grafico, dove da lì si riparta sostanzialmente verso una nuova vita ok ritengo e qua esageri che un corso così non ha prezzo sono molto entusiasta di aver preso questa strada perché ti dico che esageri perché dai devo un po sminuire però onestamente lo penso anch'io anche perché diciamo la verità nel senso che io eh, ci ho messo tutto il mio cuore tutta la mia anima e tantissime ore e tantissimi soldi per capire le aritmie dove entrare dove uscire quindi eh, va bene lo faccio pagare il corso non lo regalo però eh, io dico a chi si impegna veramente i soldi se li recupera anche magari solo in una settimana dipende anche da che eh, volumi di ingresso utilizziate però nel momento in cui ti sei recuperato tutto il corso eh, beh hai tutta la mia vita nelle tue mani quindi una cosa importante custoditelo questo metodo va bene? grazie un abbraccio a tutti e a presto ciao Matteo grazie mille di Matteo ce n'è parecchi, questo non è il Matteo dell'intervista, ce n'è Matteo, 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 un bel nome e molto frequente. Va bene, eh, ciao a tutti, un abbraccione e da lunedì riapriamo i battenti, va bene? Ciao ciao! They were at their low was very accommodative, uh, and now they're moving back towards a more standard neutral position, which would be somewhere between four and a half and five percent. certainly, at this stage, we are estimating that uh, by the end of this year we'll be back towards 4.75 percent. So we still think there's a bit of upside on those cash rates, but at this stage, Reserve Bank's obviously deemed that it wants to wait and see to see the effects of the last three rate rises that it's put in place late last year. And sometimes this takes up to uh, you know six to nine months before they actually see that effect. <ride> chissà se l'euro saliva o scendeva va bene dai si scherza un abbraccio a tutti <ride> eh, buon tutto e da lunedì ci risentiamo ciao ciao